Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi volevo esprimere quello che secondo me è un paradosso pericolosissimo. Ieri è arrivato Davide Nicola a Cagliari, c'è stata un'accoglienza quasi, oserei dire, trionfale al suo arrivo, ed è proprio qua che dentro di me è nato un paradosso e vorrei raccontarvelo, vorrei spiegarvelo e sapere voi cosa ne pensate. È un paradosso che racchiude sostanzialmente due presagi che mi immagino in testa. Allora, si parte da un presupposto, e cioè che con l'accoglienza trionfale di ieri si è esaudito l'ultimo desiderio di Claudio Ranieri da allenatore del Cagliari. Ricorderete bene che Ranieri, dopo la partita contro la Fiorentina, allo stadio ha detto, rivolgendosi al pubblico, di accogliere il suo successore, qualunque esso sia, così come hanno accolto Ranieri un anno e mezzo fa, così come hanno accolto lui stesso un anno e mezzo fa. E questo è stato fatto. Quindi, in un certo senso, per l'ultima volta si è reso omaggio al miracoloso anno e mezzo di Sir Claudio. Si è definitivamente chiusa in bellezza la pagina Claudio Ranieri, e da questo punto di vista mi fa molto piacere che ancora ci sia questa galvanizzazione della piazza avvenuta con Claudio Ranieri. Ma il paradosso nasce proprio qua, cioè io voglio capire bene qual è il messaggio, oltre a rendere omaggio a Ranieri, che la tifoseria lancia con questa accoglienza trionfale a Nicola. E ci sono due vie. La prima che preferirei, la prima che sarebbe anche più logica dal punto di vista sportivo e di supporto alla squadra, è la seconda, che invece credo sia, oltre che la più deleteria potenzialmente, ma anche la più illogica, ma purtroppo anche quella più in linea con quello che è l'andazzo in merito al supporto alla presidenza, al tifoso che non approfondisce certe questioni di calcio, alla condiscendenza. Ve le spiego comunque. Iniziamo dal primo messaggio che secondo me sarebbe fondamentale, e cioè il messaggio sarebbe questo: noi tifosi accogliamo Nicola così per dimostrare che saremmo al suo fianco e al fianco della squadra anche dinanzi alle più terribili disfatte sportive, ovviamente. E ciò starebbe a significare: noi siamo con la squadra anche se dovesse succedere l'inenarrabile, perché le colpe di eventuali sciagure sarebbero della società. Quindi ci sarebbe un vero e proprio scontro, una vera e propria contrapposizione, che sarebbe, ripeto, positivissima. Significherebbe aprire gli occhi, significherebbe rendersi realmente conto, finalmente, dopo 10 anni, di chi sono le maggiori colpe, di appunto di 10 anni meno che mediocri, meno che mediocri. E questo sarebbe un messaggio, ripeto, importantissimo, e che mi auspico sarà così. E sono sicuro che da parte soprattutto della curva nord questo è il messaggio prevalente. Paradossalmente si sta sempre a parlare da parte dei tifosi finti borghesotti di come gli ultras siano la rovina del calcio, perché sono cafoni, perché qua e di là. Ma in realtà la mentalità ultras è una mentalità paradossalmente nata in un calcio che non c'è più, ma che proprio nel calcio moderno è la cosa più coerente e giusta che possa esistere. E io so già che da parte della nostra curva nord il messaggio che si vuole mandare con un'accoglienza del genere è proprio questo: noi staremo con la squadra perché sappiamo di chi sono le colpe di questi 10 anni, e sappiamo quali saranno le colpe di eventuali, speriamo di no, disfatte sportive. L'altro messaggio, invece, a mio modesto parere, molto più pericoloso, ma anche molto più coerente con l'andazzo dei tifosi presunti finti borghesotti che fanno gli aziendalisti in Sardegna, è questo: accogliamo Nicola trionfalmente
perché siamo accondiscendenti nei confronti di tutte le scelte che fa la società. Perché la società opera in rami che a noi non competono, non ci interessa mettere bocca, mettere occhio, mettere studio in rami che non ci competono. Il nostro unico compito è di andare allo stadio, di spendere soldi per andare allo stadio, di spendere soldi in abbonamenti per le pay TV. E sostenere il Cagliari a prescindere da qualsiasi cosa succeda. Perché dico che questo messaggio è pericoloso? Da una parte sicuramente comunque benevolo a prescindere, ma aggiungerei anche grazie a Graziella e grazie al cazzo. Perché comunque il sostegno a prescindere mantiene una certa quantità di tifo che comunque si presenta sempre allo stadio, che comunque canta sempre, poi canta, si canta solo in curva nord. Se, abbiamo visto nelle partite senza gli sconvolz che l'Unipoldomus è una sorta di chiesa. Il messaggio che si manderebbe è pericoloso perché alimenterebbe ancora di più la delusione per eventuali e a parer mio anche probabili disfatte sportive, senza continuare però a comprendere il problema. C'è da si prendere, cioè, mettete caso che quest'anno sciaguratamente, malauguratamente si scende in Serie B, cosa che non mi auguro, ma butta caso che quest'anno va tutto male e si scende in B. Con questa mentalità da accondiscendenti, di fronte alla terza retrocessione in B in 11 anni, ce la si prenderebbe con i giocatori che sono delle pippe e con l'allenatore che ha sempre fatto le scelte sbagliate. E questo lo si è fatto anche da parte dei giornalisti. Io mi ricordo bene certe fonti locali come in Serie B se la prendevano con calciatori senza fare nomi, Giorgio Altare, perché casualmente difensore nato per giocare in una difesa 3, calciatore nato per avere un piede educato solo per i lanci lunghi, difensore nato per essere roccioso, guarda un po', non si trovava giustamente bene con lo stile di gioco di Liverani, che voleva fare un tiki-taka con la difesa a centrocampo, appunto con i piedi di Giorgio Altare. Io mi ricordo che non ce la si prendeva con la proprietà perché ha fatto scelte a livello di allenatore, a livello di mercato incongruenti, ma ce la si prendeva con Giorgio Altare dandogli 3, 3 e mezzo, 4, 4 e mezzo. E la piazza segue purtroppo con questo messaggio, questa mentalità terribile che non porta a nulla. Mi ricordo addirittura venne da parte di certa stampa crocifisso Agostini, crocifisso Mazzarri che. Più che Agostini, soprattutto Mazzarri, crocifisso Semplici, che fu esonerato dopo 3 giornate, ricordiamo la scorsa cocente retrocessione. Ma mai una critica che vada un po' oltre e cerchi di capire che il pesce puzza sempre dalla testa. Io mi auguro che il messaggio che voglia mandare la tifoseria sia il primo che vi ho detto. E che quindi farebbe veramente maturare la piazza di Cagliari e farebbe avere una svolta alla mentalità di una piazza che non ha nulla di provinciale, ragazzi, mettiamocelo in testa, le piazze provinciali stanno con la squadra. Il Cagliari è una, cioè, la piazza di tifo cagliaritano, mi dispiace dirlo perché io ci sono dentro, io tifo il Cagliari, però sto notando che la piazza cagliaritana è una piazza che si finge borghese, si finge aziendalista avendo una squadra provinciale. Sapete qual è l'altra tifoseria con una mentalità molto simile, pur avendo una squadra, una grande squadra, una delle più grandi squadre della storia del calcio, che ha fatto le stesse patetiche scene, per 3 anni di fila? La piazza bianconera sponda Torino. Mi dispiace dirlo anche perché, comunque c'è insito nei sardi, nella maggior parte, perlomeno, soprattutto quelli di vecchia data, una certa anti-juventinità, giustamente, ma la piazza di Cagliari con Giulini sembra veramente una replica della juventinità, cioè di gente che non approfondisce il calcio, di gente accondiscendente e che se la prende sempre con i calciatori, con gli allenatori.
non prova mai a fare dei discorsi un po' più approfonditi, e questo dovrebbe essere motivo di vergogna. Però se la gente non si accorge di ciò che ha attorno, oltre a sguazzare nella vergogna, non se ne accorge neanche ed è convinta di essere nel giusto, ma basterebbe poco per approfondire certi tipi di discorsi. Per questo dico, questo è un paradosso pericolosissimo, l'accoglienza che si è fatta a Nicola. E io spero fortemente che possa essere da stimolo per una maturazione della piazza e non per l'ennesimo anno di accondiscendenza, perché a Cagliari sembra sempre, da parte dei tifosi e soprattutto da parte della stampa locale, sembra sempre che ogni anno si cambi presidenza. Cioè ogni anno c'è questa mentalità, ah sì, ma resettiamo, non pensiamoci più. Resettiamo di qua, resettiamo di là, si ricomincia a Forza Casteddu. Adesso vado allo stadio col mio zainetto e la mia sciarpettina comprata nello store del Cagliari a saltare a ritmo e a battere le mani ad applaudire quando si segna. A Cagliari sembra che ogni anno si cambi presidenza. Si accantona sempre quello che è stato prima, nella speranza, che è l'unica cosa che emerge da una mentalità del genere. La speranza da sola non può far nulla. Eppure ci si culla su questa speranza che possa succedere, un po' per fortuna, un po' per inerzia, un po' per stagione azzeccata, qualcosa di meraviglioso. Ma non è così, ripeto, la fortuna da sola non ti porta a niente, devi sempre accompagnarla con il dono più grande che distingue l'essere umano dal regno animale, e cioè la ragione e l'uso della logica. Quindi ragazzi, questo è il mio pensiero sull'accoglienza a Nicola. Io spero vivamente che la piazza maturi e che questa accoglienza trionfale stia a significare noi stiamo con la squadra. Occhio Giulini a quello che fai, perché se fai stronzate la colpa sarà tua.